Oggi diciamo che nelle ultime partite avevamo ritrovato un po' lo spirito combattivo del Monticelli che ci ha caratterizzato in questi anni e infatti non abbiamo mai figurato contro nessuna squadra e abbiamo sempre fatto la partita. Oggi avevamo ritrovato anche un po' di tranquillità che ultimamente l'aspetto psicologico in queste situazioni la fa da padrone e secondo me abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, stavamo in campo abbastanza, voglio dire, in una situazione in cui le squadre erano alla stessa stregua e solo un episodio poteva cambiare la partita. Poi secondo me abbiamo avuto i primi 25 minuti del secondo tempo dove ho visto un grande Monticelli, abbiamo creato secondo me tante palle gol importanti, meritavamo il pareggio, i giocatori mi dicono, soprattutto quelli che si stavano scaldando, che il gol in fuorigioco era regolare perché c'era il numero 6 che li teneva in gioco, loro stavano sulla linea della palla, quindi cerco di crederci, ma al di là di questo abbiamo avuto 3-4 palle molto importanti, hanno preso un palo loro, l'abbiamo preso noi, poi chiaramente nel finale abbiamo cercato il tutto per tutto mettendo le punte over e cercando di giocare sul guizzo, sull'esperienza, con queste palle buttate in mezzo, ma lì era per poterla riaprire, invece chiaramente loro l'hanno chiusa, anche perché devo dire che loro sono stati sempre in partita, sempre attenti, sempre concentrati e vogliosi del risultato. Se partiamo dai 25 minuti del secondo tempo del Monticelli, sono speranzoso che ce la possiamo fare. Mister, che apporto potrà dare adesso, ragazzo? Ma è arrivato da pochi giorni, io l'ho buttato in campo sperando, ripeto, nei 20 minuti finali, anche perché Ciabuffi, che aveva fatto un'ottima partita, era ormai arrivato fisicamente e non ce la faceva più perché era quello che aveva messo più in difficoltà la difesa avversaria. Speravo che con la sua esperienza potesse avere il guizzo, diciamo, che è un giocatore talmente esperto, talmente importante, che noi in questo momento, voglio dire, le palle le creiamo, ci manca proprio la stoccata finale e speriamo che lui e Pedalino riescano a farci quei gol che ci possano portare alla salvezza.